Un'altra volta a 100 miglia, la 69esima, probabilmente la regata più bella del mondo. Con la modernità a farsi largo e le classi del successo consolidato a difendere la loro storia. Ci saranno i pluridecorati, gli olimpionici, i campioni, ma anche chi la vela la vive nel fine settimana. Perché questo è l'unico sport dove chiunque può misurarsi con i grandi e arrivare davanti. Sono le 16.01 quando, dopo 7 ore e 31 minuti di regata, Super Sail Academy, con al timone Matteo Pilati e alla tattica Roberto Benamati, taglia la linea di arrivo di Bogliaco, vincendo la 69esima edizione della 100 miglia del Garda e la Multicento, i trofei Bettoni e Zucco. La regata è stato praticamente un match race contro i nostri compagni di squadra, amici e nemici, in quanto queste due barche effettivamente erano una spanna sopra tutte le altre. Spero che negli anni a venire ci sia più competizione, con più barche competitive d'alto livello. E c'è da dire sì che il Gorla aveva già fatto una certa selezione, perché alcune si erano rotte e non hanno più potuto partecipare alla 100 miglia. Un altro catamarano come il nostro ha rotto il boma ieri e non l'abbiamo più visto. Quindi alla fine siamo rimasti in due a giocarcela e insomma ci è andata bene. Un giudizio sulla tua regata e poi su questo signore che è qui al tuo fianco. Ma cosa devo dire, la regata è andata super, super bene, nel senso Roberto ha fatto una tattica strepitosa, ripeto, è sempre stato un onore andare in barca con Roberto, è successo anche in passato, ma questa volta ha avuto un'importanza molto più, come si dice, speciale. Quindi penso che sia una grandissima vittoria e non è stato facile, come ha detto benissimo Roberto, e quindi ha ancora più importanza per me, per tutto l'equipaggio e per tutti noi. Ed ecco le immagini di come si presentava il Garda la mattina del 7 settembre, purtroppo queste grandi nuvole, ma poi è arrivato il Peler che almeno nella prima parte ha accompagnato tutti quanti i concorrenti. Qui vediamo i fotografi pronti a raccontare la 100 miglia. Sentiamo uno dei protagonisti, Massimo Marega. Ma allora, quest'anno, per evitare di non vincere, che cosa ho fatto? Ho preso Robby Benamati, che così almeno una delle nostre due barche è arrivata prima e comunque Super Sail ha vinto. Quindi primi e secondi è una grandissima soddisfazione sia per tutto il team e ovviamente è un bellissimo risultato. E mi toccherà cercare di farlo una prossima volta a questo punto. Ed eccoci in piena bolina della 100 miglia, come vedete il vento nella prima parte c'è sempre stato, questo è il Sonnenkönig, è un far con queste grandi derive, poi alla chiglia basculante, una barca costruita a Dubai, questo è il Diam 24, un trimarano di 28 piedi, anzi di 24 nella categoria fino a 28 piedi, che è arrivato dal lago di Viverone, quindi scontro anche tra le vele degli altri laghi, l'asso 99, questo è un Quant 30, barca che è modificata, è stata la prima barca test per gli inglesi di Coppa America, di Ben Hesley, del gruppo appunto guidato dal 5 volte medaglia olimpica. Siamo tornati sull'asso, questo mi sembra assatanato, barca che poi vincerà la regata dell'asso, anzi approfitta
scritto per raccontarvi un po' e svelarvi la classifica alla 100 miglia delle classi, diciamo quelle più piccole, quelle che in verità rendono grande questa regata. La vittoria è andata a questo Meges 32 Bark, che invece è stata protagonista del trofeo Beppe Croce. Dicevo prima, l'asso ha visto la vittoria della Satanato Vetrocar con il timoniere Ivano Brighenti, del circolo nautico Acqua Fresca di Brenzone in provincia di Verona, che era arrivato secondo al campionato italiano, si è preso la rivincita, difatti il secondo è poi finito asterisco, l'imbarcazione di Gargnano condotta da Pier Luigi Omboni, armata da Pier Giorgio Zamboni, che aveva vinto appunto l'italiano. Tra l'altro lo scorso anno queste posizioni erano rovesciate, cioè l'italiano era stato vinto da Satanato. Qui vediamo il passaggio di Lisbeck, l'imbarcazione ancora in legno che arriva ogni anno dal lago di Costanza, dal lembo austriaco. Siamo all'altezza di Malcesine, eccole qua le altre barche, i Dolphin che si stanno avvicinando alla boa posta proprio sotto il castello di Malcesine. Come vedete il vento c'era nella prima parte, le barche veramente hanno dato il massimo, virate su virate. Qui vediamo una virata di questa grossa imbarcazione che sta affrontando l'alto lago. Qui abbiamo Asso, Dolphin, Protagonist, quindi tutte le classi dei monotipi, quelle che dovrebbero dar vita a questo ipotetico campionato europeo su queste due prove di long distance. Qui siamo tornati sulla barca di vertice, il Super Sail Academy 1 con Pilati e Roberto Benamati, secondo posto per l'Academy 2 e poi via via tutti gli altri. Nei catamarani fino a 28 pieni ha vinto il Dia 24, questa barca che arrivava dal lago Viverone, con Stefano Beltrando, tra l'altro a bordo anche parte della sua famiglia, i suoi figli che abitualmente corrono e vengono a correre proprio a Gargnano con la classe Feva nel nostro meeting pasquale. E nei multiscafi fino a 20 piedi lo Stickel Crew ha vinto per i colori tedeschi, con Stefan Vögel e Andy Distal, che hanno concluso come curiosità alle 14:20 e 23. Questo è il tempo finale, hanno concluso in 14 ore 20 minuti e 23 secondi, hanno concluso alle 22 di sera, mentre l'ultima imbarcazione ha chiuso alle 1:30 di notte, concludendo la 69esima edizione della 100 miglia. Per la 100 è tutto, nelle prossime puntate chiaramente vi parleremo del Cico che si sta correndo sempre lungo le rive del Garda bresciano, molte classi proprio nella piazzetta della 100 miglia e al Marina di Bogliaco, il kite e il surf alla base di Univela di Campione e le barche del Parasport, il 2.4 metra nel Golfo di Salò alla Canottieri Garda, anche per poter sfruttare le strutture del canottaggio per imbarcare i velisti disabili. Grande festa della vela olimpica, ci sarà anche una festa per le medaglie che conquistate dall'Italia proprio nello sport della vela. Il 15 settembre la Children Wind Cup, la regata con i ragazzi dell'ospedale dei bambini di Brescia, e ultima ma non certo meno importante il campionato di distretto della classe olimpica delle Star, che ha scritto pagine memorabili nelle regate dell'Olimpiade, che appunto correranno qui. Questo campionato di distretto, un campionato internazionale, o possiamo dire un italiano open, che vedrà altri protagonisti, altri importanti e validissimi skipper. È tutto per questa puntata, ci sentiamo nelle prossime settimane.